5337, navigazione costiera. Il giorno 8 gennaio 2021 siamo in navigazione ad est dell'isola di Pianosa con prora bussola 42 gradi. Deviazione 1 grado est e velocità propulsiva 12 nodi. Il valore della declinazione magnetica nell'anno 2018 era di 2 gradi 45 gradi ovest con una variazione annua di 5 primi ovest. Precedentemente hanno fornito la deviazione magnetica, quella che si rileva nella tabella di deviazione. Aggiornando la declinazione magnetica all'anno dell'esercizio, nel 8 gennaio 2021, possiamo ottenere la variazione magnetica con la quale correggere la prora bussola in vera e anche i rilevamenti bussola successivi in veri. La posso calcolare, variazione magnetica, che è uguale alla somma di declinazione e deviazione. La deviazione viene già fornita, che è un grado est. La declinazione la devo aggiornare, contando che nel 2018 era 2 gradi e 45 primi ovest, con una variazione di 5 primi ogni anno, per arrivare all'8 gennaio 2021, quindi essendo gennaio il 2021 non lo considero. 2018, 2019, 2020 sono 3 anni per 5 primi di aumento, fa un totale di 15 primi ovest, sommato al valore iniziale di 2,45 fa un totale di 3 gradi ovest, quindi meno 3. Mi trovo ad avere quindi uguale a meno 3 gradi di declinazione più un grado est è più un grado. Totale meno 3 più 1 fa meno 2 gradi. Questo è il valore della variazione magnetica. La mia prora vera sarà uguale alla prora bussola più o meno la variazione magnetica, quindi uguale alla prora bussola di 42 gradi più meno 2 gradi di variazione magnetica, quindi uguale a 40 gradi. Segni diversi si sottraggono. Alle ore 11.45 si rileva Punta Brigantina per rilevamento bussola 277, quindi ore 11.45, rilevamento bussola di 277 e alle ore 11.50, quindi 5 minuti dopo, Punta del Grottone, rilevamento bussola 307. Il tempo di navigazione è uguale a 5 minuti. 11.45, 11.50, 5 primi. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 11.50, quindi al momento del secondo rilevamento. Non disponiamo del punto nave di partenza, quindi dovremo tracciare i due rilevamenti corretti chiaramente in veri, tracciare la nostra prora vera, traslare il primo rilevamento al tempo del secondo, l'incrocio dei due determinerà il punto nave richiesto delle 11.50. Lo spazio percorso fra i due rilevamenti che mi occorre per traslare il primo al tempo del secondo, considerando 5 minuti alla velocità di 12 nodi, è uguale alla velocità per il tempo, quindi 12 nodi per 5 primi diviso 60, uguale, sarà 1 miglio. Facciamo il calcolo, 12 per 5 diviso 60, uguale, 12 diviso 60, per 5 uguale 1. 1 miglio, questo è lo spazio percorso fra il primo e il secondo rilevamento. Ora devo
correggere gli elementi bussola in veri per poterli utilizzare sulla carta. 277 più la variazione magnetica di meno 2, quindi 277 più meno 2 uguale 275 gradi di Rilv. 307 più meno 2, 305 gradi di Rilv. Abbiamo tutti i dati per poter procedere, quindi inizio tracciando i due rilevamenti. 275 su punta brigantina. 275, centro squadretta. 275 Rilv, 275 gradi. Il secondo di 305 gradi su punta del grottone, che è la parte nord-est di Pianosa. 305 gradi. Quindi questo è il primo rilevamento, questo è il secondo rilevamento. Molta attenzione quando si incrociano i due rilevamenti in tempi diversi, perché fornisce un potenziale punto nave l'incrocio dei due rilevamenti, ma non è corretto. Questo punto nave non esiste, perché l'unità si sta muovendo. Quindi navigazione, prima vede punta brigantina con rilevamento vero 275, poi vede punta del grottone con rilevamento vero 305, quindi lei si sta muovendo. Non si può mai considerare punto nave l'insieme di due rilevamenti fatti in tempi diversi. Devo sempre traslare il primo al tempo del secondo. Normalmente i due rilevamenti non si incrociano, in questo caso si incrociano, quindi graficamente la cosa risulta un po' più complicata perché c'è questo potenziale errore. Invece io devo traslare il primo al tempo del secondo. Per farlo dovrò tracciare la mia prora vera di 40 gradi e poi traslare il primo rilevamento al tempo del secondo. Quando non ho un punto nave di partenza, la mia prora vera la posso tracciare in qualsiasi punto della carta, purché in corrispondenza della zona di navigazione, in modo da incrociare i due rilevamenti. La traccio qui, in prossimità della zona vietata di navigazione, prora vera 40 gradi. Poi dovrò applicare la distanza percorsa fra i due rilevamenti di un miglio. Riportarla dall'incrocio del primo rilevamento sulla mia prora, rilevando il punto K, dove traslare il primo rilevamento al tempo del secondo. Rilv, primo rilv 275 traslato. L'incrocio del primo rilevamento traslato e del secondo rilevamento mi determina il punto nave. Se io avessi tracciato la mia prora vera di 40 gradi per capire questo parallelogramma che si crea in altra posizione, anche oltre l'incrocio dei due, questo giusto per capire come, e riportato il miglio percorso fra i due nell'incrocio del primo rilevamento sulla mia prora di navigazione, che la direzione è questa, il miglio sarebbe stato questo punto, il punto K,
dove traslare il primo elemento e il tempo del secondo, l'incrocio dei due avrebbe sempre dato lo stesso punto nave. Quindi PN delle ore 11:50. Il compito chiede le coordinate del punto nave, quindi PN 10, 11 e 50, latitudine, longitudine, latitudine 42 gradi 34,6 nord, longitudine 10 gradi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,7. Est. Controlliamo il risultato. Soluzione. Latitudine da 42 gradi 34,4 a 42 gradi 35,0, 42 gradi 34,6 va bene, longitudine da 10,094 a 10,10, siamo 10,097, quindi perfetto.